Benvenuti ragazzi in questo nuovo video dove ancora il mal di gola, però non è questo per cui siamo qui. Ragazzi, ovviamente io ora vi farò vedere che cosa succederà nella challenge, però non proprio completamente come succederà nella challenge, perché nella challenge ci vorrà anche Super Mario, però noi ora non lo useremo. Quindi ragazzi, noi ora io prenderò un foglio di carta e una matita. Ora ragazzi, io scriverò 6 Pokémon. Questi 6 Pokémon, ragazzi, sarà un pochino speciale quello che dovranno fare. Praticamente ragazzi, con questi 6 Pokémon io mi devo devo pensare a un Pokémon che inizia con la stessa lettera, ma nella stessa generazione. Aspetta, stessa generazione, facciamo Yayo. Stessa generazione, sì, vabbè, anzi, scusate, no, niente, stessa generazione. Quindi ora andiamo su, aspettate, c'è il telefono che squilla in un'altra stanza, non ve lo farò sentire, ma sì. Ecco fatto ragazzi, quindi sono tornato e sì, quindi noi ora andremo. Ani nel video proprio non ci può essere. Io ragazzi, io vi farò vedere. Quindi ora, pronti ragazzi? È uno, è da 1 a 621. Pronti? 406. Non funziona più. Quindi era abbastanza vicino perché sta sui 700. 406. Però ho paura di sapere che... 6, giusto? Che cos'è? Sì, 406, ok. Mi dispiace ragazzi se c'è la mano, io cerco di toglierla, però come potete vedere sto ancora registrando con la stupida webcam. Bello, buono. Dove vedo? Più giù. Io che ne so ragazzi, di questa generazione, della terza generazione conosco, della quarta generazione conosco solo gli starter, Piduff e qualche altro, ma non ne conosco troppo. Molto strano perché è la più trovata la quarta generazione, ora ve la guardo. Quindi, però ragazzi, ora voi lasciate un... No, niente. Vi farò scegliere, cioè guardate. Vittini, un Pokémon leggendario. Dopo abbiamo... No, ma scusate, non so il cadarlo. Quindi abbiamo Vulcarona. Credo Hydrogen. Vulcarona, Copalion, Terrakion, Virizion, Tornadus, Tundurus, Reshiram, Zekrom, Landurus, Kyurem, Keldo, Meleuta e Geresect. Sono in tutto
17 Pokémon leggendari, ragazzi. 17. Abbiamo scritto più di sì. Senti, ragazzi. Io vi tengo la webcam così. Abbastanza vicino, 463. 460. Che diamine è? Io, ragazzi, è da 2 anni che gioco a Pokémon. Cioè, l'evoluzione di liquido. Beh, avrei capito. Ma che... Io sul serio, ragazzi, questa carta non l'ho mai vista. Non l'ho mai vista in qualsiasi cosa. Quindi è... Lì. Ora un altro bel numeretto, 167. Non è proprio il top, però 100. Guardate, ragazzi, di della seconda generazione. Voglio vedere, vedete, cioè nella seconda generazione non li hanno aggiunti come nella quinta. Nella seconda ci stanno Raikou, Entei, Suikin, Tyranitar, Lugia, Ho-Oh e Celebi. Cioè una decina in meno. Vabbè, era 100. Memoria quando mancano numeri, 167. 100. Spinarak. Mi stai prendendo in giro. Ok. Quindi ve lo faccio vedere. Spinarak. Lui l'ho visto, prima. La racca. Ok, e l'ultimo, anzi gli ultimi due Pokémon, perché uno lo voglio scegliere io, e che sì, non lo sceglie ne uno. Numero 636. Mamma mia. Scusate, 636. L'arvesta. La faccio vedere, ragazzi, l'arvesta. Quindi ora, ragazzi, mi metto un attimo, no, vi faccio vedere che non ve lo faccio a sorpresa perché non sono cattivo. Ragazzi, questo è uno dei miei Pokémon preferiti. Non è Hunter e non è Alakazam. Anzi no, non cambio di idea. Prendiamo un buon vecchio Kyurem. Così. Non mi scordo sempre come si scrive. Kyurem. Ora, ragazzi, vedremo. E qui abbiamo Pudu, Licky.
Spinarak, Larvesta e Kyurem. Una bella squadra. Se fosse squadra buona. Questo non faccio leggere questo con il computer. Ragazzi, io penso un attimo a quello che farà per più. Io credo che sceglierò, vediamo, con la B. Con la B, un Pokémon con la B. Difficile, ragazzi. Un Pokémon con la B. Con la B. Con la B. Non mi ricordo che nella quarta generazione c'era un Pokémon che aveva la B. Rivoluzione, ma come si chiamava? Era simile al bronzo. Bronzor. Credo. Bronzor, ragazzi. Ti darò le commenti che è bronzo. Se è bronzor. Però io lo scrivo. Bronzor. Libri di Jacopo, sempre in mezzo. Ok, quindi bronzer. Licky Licky. Litton, no? Vabbè, è uno un pochino più difficile, credo. Facciamo. Aspetta, nella generazione di Superior. Sì, ragazzi, mi è venuto in mente il mio Pokémon d'erba preferito starter è Superior, cioè Snipe. In quella generazione mi pare che c'era una specie di gatto che iniziava con la... No, non c'era una cosa. Sì, c'era un gatto che iniziava con la L, no? Scusa, ragazzi, lo devo vedere perché non sono certo. E non voglio parlare e scrivere una cosa che non esiste. Ragazzi, c'è mia parte. Strano. Che strano nome che hai. Guarda che c'era pure il sole mio. Che bellezza. Scusate, ragazzi. Mi ci manca Spinarak, Larvesta e Kyurem. Ma un attimo fare il Kyurem perché... Credo che sarà quello un pochino più difficile. Ora togliamo il coso. Quindi con la K. È venuto. L'evoluzione di Sandile. Come si chiama? Come si chiama? L'evoluzione di Sandile. Cracarac. No, non era quello. Crocodile? No, non era quello, non era nemmeno Crocodile. Crocodile! Ecco! La fase 2 era Crocodile, mi pare. Scusate, scritto nel posto sbagliato. Quindi ora abbiamo questo, ci manca Larvesta e Spinarak. Spinarak ce l'ho. Sandile. L'avevo detto prima. Grande. Larvesta. Questo qui è difficile. Larvesta. Che potrebbe essere con Larvesta, una bella coppia con Larvesta. Vedo Larvesta e Larvesta. No. Landorus, uno dei tre fratelli, no? Come si chiama ora? No, era Landorus
l'Undurus. Non mi ricordo, io scrivo l'Undurus, che me ne importa. Ed ecco qui, ragazzi, ogni singola coppia. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e pensate all'idea di iscrivervi e prima del prossimo video. Vabbè, ciao!